Presidente, il giorno dopo quale situazione insomma, si delinea per il futuro del dislocamento delle varie classi? Situazione complessa perché spostare 1200 alunni che comunque andavano a scuola nell'edificio più grande della città in altri istituti è complicatissimo. Quindi stiamo suddividendo in varie zone, in vari plessi, dal Forte al Pascal, alla De Jacobis, all'Università, per garantire nell'immediato la continuità didattica. E poi stiamo pensando alla soluzione a lungo termine, cioè quella di realizzare una scuola provvisoria. Il grande problema della scuola provvisoria è il sito, perché il nostro obiettivo, ma riteniamo quello della città e soprattutto dei genitori, è non allontanarsi troppo dal centro città. Quindi stiamo vagliando tutti i siti, tutti i terreni, tutte le aree idonee, anche quelle che possono sembrare di fatto destinate ad altro, affinché possiamo partire con i lavori. La domanda che tutti si fanno è: rivedremo riaperto l'edificio Delphi? Purtroppo i legali dell'ente, non solo, anche quelli interpellati esternamente, non ci danno una probabilità alta o buona di un'eventuale riapertura, anzi ce la danno scarsa. Questo ci ha fatto attivare quindi di fatto alla ricerca di una nuova sede, perché se avessimo avuto quantomeno la possibilità di poterla riaprire e di sequestrare ci saremmo attivati diversamente. Didattica a distanza è una possibilità? Sembra di no, sembra che non possa essere concessa, ma questo lo possiamo ovviare alternando la mattina e il pomeriggio e quindi garantendo comunque il trasporto. Voi comunque siete convinti che quell'indice di vulnerabilità non è quello contestato dalla Procura? Purtroppo questo è l'argomento del contendere, quindi la Procura, i tecnici incaricati dalla Procura che di fatto contestano la relazione tecnica che la provincia aveva commissionato, ricordo, nel 2016 e nel 2019, per loro diciamo, l'analisi non è la stessa e quindi naturalmente noi non possiamo entrare in questo aspetto che è puramente tecnico.